Si chiama Quek Yuxuan, è la bambina più piccola del mondo. Sta bene finalmente, dopo ben 13 mesi di cure interminabili, azzardo a dire, torna a casa dunque la bambina più piccola del mondo. A Singapore ci troviamo, pesava circa 212 grammi come una piccola mela, 24 centimetri a lunghezza come azzardo a dire un pene di grandi dimensioni. E proprio dopo diverse cure al National University Hospital di Singapore, questa bimba di 6 kg di peso o poco più può tornare finalmente a casa sua. 13 mesi interminabili, la bimba ha seguito delle cure forti e estenuanti, parto di emergenza cesareo da parte della madre dopo ben 25 settimane di gravidanza. Non sono tante, sono pochissime. Infatti la bambina è nata 4 mesi prima del previsto. Ok? Una madre, 9 mesi deve stare in grembo, bene, questa madre la partorita ha 6 mesi di tempo, non ha 9, quindi 4 mesi sono stati tolti, va bene? Ok? Cioè, scusatemi, 4, quindi sì, 6 mesi, al sesto mese è stata partorita tramite parto cesareo, quindi taglio cesareo. Detto ciò, grazie a tutti, una storia incredibile, assurda, quella di oggi che vi ho raccontato. Grazie a tutti, ripeto ancora, Quek Yuxuan, una bambina giudicata come la neonata più piccola al mondo. Ciao da Leandro, narratore italiano.